è la stella simbolo del proletariato, no? Quindi il problema è che fin dalle origini chi ha fatto il simbolo delle Brigate Rosse sapeva cosa faceva, e difatti quella stella forma all'interno il pentagono, e per chi sa leggere i simboli massonici capiva che all'interno di quell'organizzazione c'erano loro e che c'era un'eterodirezione in corso, e quindi stare tranquilli che gli avrebbero fatto fare quello che volevano. E questo modo di procedere, se voi guardate, adesso andiamo avanti, questo simbolo lo trovate anche... Non c'è più. No, no, aspetta. Lo trovate sull'Osservatore Romano, no? Ah, ok. Sì. Qua c'è, aspetta, c'è anche una... Se c'è la Romana. No, questo è Tonini. Questo è il Tonini. Non l'ha presa. Perché non l'ho raccolta. Aspetta un attimo. Per tornare indietro come si fa? L'altra parte. Con la freccia accanto, la freccia accanto, babbo, sul display. Ah, sì. No, è sempre del 49. Io ci ho preso di te, quindi sto zitto. Fa molto. Ok, allora, come vedete, il personaggio, l'ultimo personaggio, questi sono tutti papi, no? Falteschi. E Paolo VI. E Paolo VI. Allora, Paolo VI ha avuto una funzione determinante nel costruire fenomeni eversivi nel nostro paese. Salvare. No, comunque si vede, no? Sì. Non si vede. Se vi avvicinate vedete che lui sul guanto. Sul guanto. No, non lo fa fare. Ma chi è Montini, no? Paolo VI, sì. Ma è quella lì, sì, è il mio amico. Sì, dove c'è il cerchio rosso. C'è una stella massonica. Ed è il pentagramma massonico. Perché? Perché Montini, storicamente, per anche da ambiti familiari, insomma, fa riferimento alla famiglia Alghisi, i suoi parenti erano gli Alghisi, e gli Alghisi sono sepolti a Verola Vecchia, dove è sepolta tutta la sua famiglia, sulle tombe dei suoi familiari piena di simboli massonici. Ma non solo, ma poi dove è stato? Allora, cosa succede? Che andando a scavare dietro a Paolo VI si scopre che lui è stato un grande agente segreto da parte del Vaticano, e era responsabile dei servizi segreti di fatto, no? È quello che ha organizzato la fuga dei nazisti, no? Tramite i canali del Vaticano, no? Facendoli imbarcare a Genova, poi in giro. Questa qui cos'è? È la porta? E questa è la porta del bene e del male, come venne costruita. Il bene e il male che, quando alcuni preti integralisti se ne accorgono, fanno scoppiare un casino che non finisce più, e la fanno togliere e sostituire con un'altra. Comunque io ho avuto una fortuna. Tolgono la stella. Ah, no, tolgono la formella. Tutta la formella e sparisce. La formella è fatta così, in questa dimensione. Che era questa porta è fatta tutta di formelle, con varie cose, storie della Chiesa. E questa è la rappresentazione di coloro che hanno dato vita al Concilio Vaticano II, prima maniera. Il problema è che Paolo VI è stato il costruttore di un'organizzazione sociale che si chiamavano Giovani Lavoratori, Gioventù Studentesca, che poi hanno dato vita a Comunione e Liberazione. Una bella fetta di questi giovani che frequentavano questo mondo cattolico, noi l'abbiamo, i compagni, l'abbiamo trovato eterodiretto da un certo Franco Troiano, che era stato uno dei fondatori poi dell'Imperion, di quella finta scuola di lingue che era una delle basi dei servizi segreti atlantici, cooperare insieme a tutte le varie forme di terrorismo che giravano in Europa per far fuori i politici che non erano in linea con i dettati dell'imperialismo anglo-americano. La variante della Ginter Press. Sì, esatto. No? Aveva contatti anche con la Ginter Press, erano collegati. Allora, il problema è... E chi c'era là dentro? Questi giovani, di gioventù studentesca, giovani lavoratori, hanno dato vita poi a Comunione e Liberazione. Infatti una
una delle cose che noi abbiamo saputo nelle nostre inchieste. La relazione è ancora finita, perché se arriviamo ai giorni nostri diventa difficile. Sì, no, per far capire un attimino perché abbiamo scelto questi simboli, perché queste, queste persone sono fondamentali anche nella strategia emersiva in Italia. Cioè, queste persone io le ho conosciute personalmente, no, sembra una contraddizione in termini, ma è così, perché insieme abbiamo fatto anche delle riunioni nel 67-68, no, perché si paventavano a tutti noi come dei rivoluzionari che sapevano passaggi del capitale a memoria, avevano una conoscenza degli scritti di Marx e di Lenin che era formidabile, e tutti noi, in gioventù, io avevo all'epoca 18-19 anni, tanto che mio padre ha conosciuto dei compagni che sanno addirittura la pagina dove Marx ha detto certe cose, e mio padre mi fa: attento, mi sento odore di gesuitismo. No, poi mi ha messo un po' sul divano, mi fa: vai dietro, vai, seguimi un attimo. E siccome mio padre, appunto, che era un compagno della vigilanza dentro il Partito Comunista, insomma, mi era piuttosto scafato su queste cose, perché le aveva già viste in altre epoche queste operazioni. E che cosa è successo? Che un giorno, no, Walter, ti ricordi? Abbiamo partecipato a una delle loro riunioni e poi alle 17.30 si sospende la riunione e tutti in fila sono andati a pregare a San Carlone in Corso Vittorio Emanuele, e noi ci siamo guardati in faccia e dicevamo: ma poi i comunisti che vanno a fare la comunione? No, siamo rimasti un po' basiti, no, di fronte a questo punto. E lì ci ha fatto capire che c'era in corso un processo di infiltrazione molto ben costruito da questi signori, appunto, che avevano a che fare anche col Vaticano, che avevano comunque con la massoneria e con tutte queste forze avevano di fatto l'obiettivo di far fuori i comunisti, insomma, da questo paese. Adesso andiamo avanti ancora. Questo è il famoso rivoluzionario Toni Negri, che è stato intervistato nella una rivista della Rizzoli, si chiamava Soprattutto, no, questa rivista, e che fa questo gesto, se lo vedete si fa fotografare in un modo un po' strano, no? Per un comunista farsi fotografare in questo modo sembra un po' un mago, no? No, c'è da pensare. E fa il numero 5, che è il numero del pentalfa, no? Il famoso numero, uno dei numeri dell'esoterismo massonico. È veramente inquietante. Poi c'è un'altra foto, non so se non c'è, dove lui fa un altro segnale, ci sono delle posizioni che si chiamano appunto posizioni di attoccamento, dove si segnala l'appartenenza. Una di queste è la livella appoggiata al vento, e poi vabbè, ce ne sono altri che avete visto lì, che si stringono la mano in un determinato modo, dove segnalano, toccando le nocche, il grado di appartenenza alla massoneria, no? Sulla prima nocca, quando facciamo fare una prova, ci saluto. In questo caso sei un apprendista, in questo caso sei un compagno, sulla terza nocca sei un maestro, quindi tramite questi toccamenti si riesce a capire il grado e si riconoscono tra di loro, e quindi è molto importante sapere individuare anche questa cosa. Guardando le foto delle strette di mano dei vari capi di Stato e del Senato si scopre l'appartenenza di questi soggetti, perché sono strette di mano un po' diverse dal solito come facciamo noi, no? Sono innaturali. Questa, tanto per farvi capire a che livello arriva la penetrazione e l'egemonia di costoro, questo è un manifesto degli anni 90 del Corriere della Sera, erano gigantografie della pubblicità del Corriere, e guardate quale strumento mettono come pubblicità, un bel compasso, e siccome il Corriere della Sera è il giornale principe della massoneria più internazionalizzata, della grande borghesia, ecco, una bella rappresentazione di chi sono. E poi la cosa ridicola è anche il linguaggio: se volete vedere i fatti da tutte le angolature, poi mettono lì un compasso, perché il compasso fa gli angoli, no? Faccio la misura. Sì, il goniometro. Passo Oh,
voglio il pagamento con un assistente, sì, già. Ma si continua allora, con una questa, relazione. Diciamo che c'è già. Aspetta, questa è la pubblicità della Y10 sempre degli anni del 94, dove vedete che c'è la Sfinge e i simboli egizi, no? La piramide così. Questo è la sede del Grande Oriente di Torino, dove vedete che la simbologia è identica praticamente. Cioè la Fiat manifesta appunto chi governa la sua azienda e che fa riferimento a questa loggia. Questa è una loggia dove stava Carlo Dovon. Le Benedetti, eh? Col grado di maestro. Ci sono ancora un po', forse c'è ancora qualche. No, ecco. Okay, questo è Fred Zeller. Chi è Fred Zeller, direte voi? Fred Zeller era il segretario di Trotsky, no? Era giovane però. Allora, Fred Zeller è diventato gran maestro della massoneria francese, quindi allora quando si dice che Baffone avevano usato il pericolo, certo. si capisce bene. Vai avanti. Va bene. E quindi, come vedete, quando si parla di infiltrazione a che livelli siamo arrivati, cioè il segretario di Trotsky. Quindi, ma le api con la rosa, dici? Perché la rosa dà il miele alle api. Sì, cioè tanto rosa mi ha fatto. Bene, possiamo. Allora, adesso possiamo vuoi finire tu? Io. La relazione manca la parte su comunisti e la massoneria. Sono 6 minuti di lettura, se vuoi finiamo, poi ti do la parola, così magari ci anticipiamo. Appunto, l'ultima parte della relazione è i comunisti e la massoneria, perché i comunisti non hanno mai avuto incertezze che il reale ruolo svolto dalla massoneria nella società è quello di partito occulto che porta avanti gli interessi strategici della borghesia. Già Marx, nella seduta del 22 settembre 1871 della conferenza di Londra dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, afferma: nei paesi in cui la regolare organizzazione dell'Associazione Internazionale è resa temporaneamente impossibile a causa dell'interferenza del governo, l'associazione e i suoi gruppi locali possono essere ricostituiti sotto qualsiasi altro nome, ma le società segrete nel senso proprio della parola sono formalmente proibite. Marx poi prosegue nel ragionamento. Questo tipo di organizzazione è in contraddizione con lo sviluppo del movimento proletario, dato che queste associazioni segrete, invece di educare i lavoratori, li assoggettano a leggi autoritarie e mistiche che ostacolano la loro autonomia e indirizzano la loro coscienza in una direzione sbagliata. Le società segrete violerebbero il carattere dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori. Di esse possono sentirsi carbonari, esse non servono gli interessi del movimento proletario. L'intervento di Marx era indirizzato ai massoni Mazzini, Bakunin e al suo socio Nechayev per i loro metodi settari e terroristico-cospirativi. Con altrettanta determinazione i bolscevichi lottarono e imposero ad una sessione del 4 congresso dell'Internazionale Comunista del 1922 quanto segue. È assolutamente necessario che gli organi direttivi del partito rompano tutti i ponti che portano alla borghesia e quindi effettuino una netta rottura con la massoneria. L'abisso che separa il proletariato dalla borghesia deve venire portato a conoscenza del Partito Comunista. Una parte degli elementi guida del partito, in riferimento alla situazione francese, ha voluto provare a gettare oltre questo abisso dei ponti mascherati e a servizio delle logge massoniche. La massoneria è la più disonesta e infame truffa per il proletariato da parte di una borghesia indirizzata verso posizioni radicali. Noi ci vediamo costretti a combatterla fino ai limiti estremi. Antonio Gramsci, eletto al Parlamento nell'aprile del 24 e incarcerato nel novembre del 1926, fece un solo intervento alla Camera il 16 maggio 1925. Il suo discorso era incentrato sulla legge contro le società segrete,
una legge che il fascismo voleva far credere fosse contro le organizzazioni massoniche, quello che prima dicevi, ma che in realtà serviva per impedire le riunioni palesi delle sezioni e delle cellule dei partiti operai. Nell'aula si creò un forte contrasto tra Gramsci e Benito Mussolini a causa dell'analisi fatta dal leader comunista sull'intreccio tra borghesia e risorgimento. Gramsci sostiene che la massoneria è stata il vero e più efficiente partito della borghesia capitalistica in Italia, mentre i nemici dello Stato unitario erano i clericali, che si appoggiavano sulla proprietà terriera e progettavano di organizzare un'armata agraria per combattere il movimento proletario, la cui nascita nell'ambito della democrazia liberale avevano previsto fin dal 1871. Il fascismo ha ripreso precisamente questo programma, poiché dinanzi alla impetuosa avanzata delle forze rivoluzionarie, il mondo del capitale si è diviso in due schieramenti e quello rappresentato dalla massoneria, quel determinato, qui è un virgolettato, quel determinato sistema politico massonico che esisteva in Italia, che ha avuto il suo massimo sviluppo nel giolittismo, dice Gramsci, si è trovato in posizione perdente al confronto della urgente e drammatica necessità di arrestare e sconvolgere il movimento proletario. Da qui la lotta alla massoneria come lotta interna al capitalismo tra la componente più reazionaria, quella agraria, e quella più illuminata e progressiva, cioè quella urbana. Lo stesso Mussolini, che avrebbe preferito il fascismo urbano a quello agrario, era stato trascinato in questa direzione. Il carattere fratricida della lotta alla massoneria era quindi necessariamente temporaneo e strumentale, tendeva all'assorbimento delle forze di democrazia liberale del sistema egemonizzato dal fascismo in funzione antiproletaria e perciò si poteva prevedere facilmente, concludeva Gramsci, che la lotta sarebbe terminata in un compromesso. E diceva, la massoneria è la piccola bandiera che serve a far passare la merce reazionaria antiproletaria, non è la massoneria che vi importa, la massoneria diventerà un'ala del fascismo. Poi, poi il contributo di Gramsci in materia lo si avrà anche dalla prigionia. Nel quaderno 22, parte seconda, si analizza lo sviluppo sotto il fascismo dei rotari. Il rotarismo per il dirigente comunista rappresenta un superamento della massoneria ottocentesca, una massoneria senza piccoli borghesi e senza la mentalità piccolo borghese. Si trattava dello sviluppo delle idee socio-economiche che portavano a una ulteriore razionalizzazione del capitalismo nell'epoca dell'espansione dell'americanismo del sistema fordista, sistema che aveva nelle multinazionali il suo motore, bisognoso quindi per l'estensione dei mercati su scala planetaria, di una forte gerarchia e del conseguente accentramento dei poteri politici. Il fascismo, creatura della massoneria, ben si prestava a svolgere questo compito. Le posizioni espresse in varie fasi storiche dal movimento comunista dimostrano in modo inequivocabile la distanza che li separa dalla massoneria e quindi dalla borghesia e di essere in possesso di quell'autonomia ideologica, politica e organizzativa che forma le basi su cui si costruisce la lotta politica per l'egemonia e la trasformazione della società. Società dove la trasparenza della politica e la libertà dell'associazione non sono in contrapposizione perché garantiti da un altro principio, l'egualità. Questi concetti comunisti li trasferiranno nella nostra Costituzione, nell'articolo 18 che garantisce ai cittadini di associarsi liberamente, ma nel contempo afferma con chiarezza che sono proibite le associazioni segrete. Questa lotta per l'egemonia da parte dei comunisti non può essere disgiunta dalla lotta contro la modalità con cui la borghesia opera nella società. Partiti palesi senza una reale democrazia interna e soprattutto partiti occulti che hanno il compito di creare le condizioni dell'eterodirezione dei fenomeni politici. Con l'estendersi del movimento comunista, la borghesia ristruttura sia il sistema produttivo che il sistema del comando e la massoneria si articola in formazioni come i Rotary e i Lions che operano su scala più ristretta e in strutture che operano su scala planetaria come
il CFR, il Council of Foreign Relations americano, il RIA, il Royal Institute of International Affairs britannico, il Bilderberg, la Trilateral Commission, l'Aspen Institute, che sinergicamente riescono a imporre le loro scelte politiche su tutto il pianeta. La loro forza deriva da diversi fattori: il controllo totale del tempo che gli discende dall'aver superato il bisogno economico grazie al controllo dell'enorme quantità di plusvalore prodotto, avere il controllo tramite le banche della distribuzione della ricchezza, il controllo della scienza, dei media, della cultura in generale e delle religioni. Infatti in quest'epoca la massoburghesia è riuscita tramite il sistema bancario e finanziario ad egemonizzare le religioni, intervenendo con i suoi preti filosofi sulle questioni etico-religiose, unificando i problemi terreni con quelli dell'aldilà. A questo punto del nostro ragionamento, avviandoci alle conclusioni, dobbiamo porci alcune domande. La nostra democrazia, sorta col maggioritario, è una democrazia formale virtuale o sostanziale? Nei sistemi parlamentari moderni maggioritari, se si accettano queste strutture occulte, si è certi che chi è al governo di un paese è automaticamente detentore dei poteri che gli hanno conferito gli elettori? Il moderno proletariato, per esercitare la sua egemonia, di che tipo di democrazia ha bisogno? È sufficientemente organizzato per combattere un sistema così articolato? La borghesia possiamo batterla seguendola sul terreno della clandestinità o obbligandola a far uscire allo scoperto il suo partito occulto e la sua capacità mimetica? Se leggiamo e applichiamo con cura il programma della nostra Costituzione, l'unica nei paesi occidentali che vieta le associazioni segrete con l'articolo 18, forse riusciremo a risolvere i problemi posti dalle domande un po' retoriche precedenti e a capire meglio cosa si intende per socialismo e comunismo di cui oggi abbiamo tanto bisogno.